Ieri purtroppo è scomparso all'età di 69 anni Alan Rickman, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Severus Piton nella saga di Harry Potter. Ciò non di meno, il grande Alan Rickman era anche un grande attore di teatro e cantante. Ecco 10 cose che forse non sapete su di lui. Rickman era un filantropo, era infatti molto attivo nelle opere di carità, in quanto presidente onorario della International Performers Aid Trust, un'associazione che combatte la povertà in alcuni dei posti più disagiati al mondo. Il suo primo ruolo importante al cinema arrivò quando aveva 42 anni, in un film che lo fece conoscere al pubblico americano. Nel primo film della saga di Die Hard, Trappola di Cristallo, interpretava infatti Hans Gruber, il cattivo del film. A capo di un comando di criminali tedeschi, Gruber fece irruzione in un grattacielo per rapinare il cavò. Ma John McClane era un duro, ed è rimasta nella storia la scena in cui Rickman vola giù dalla finestra con un'espressione memorabile. Prima di diventare un attore, Alan Rickman studiò graphic design al Chelsea College of Art Design ed anche al Royal College of Art. Con 3 amici fondò inoltre una società di successo nel settore, chiamandola Graffiti, ma dopo solo 3 anni decise di smettere per intraprendere la carriera di attore. Forse non sapete che Alan Rickman ha girato 2 film da regista. Il primo è L'ospite d'inverno, film drammatico del 1997. Il secondo è Le regole del caos, film in costume del 2014. L'amato Piton non era solamente un fedele amante della madre di Harry Potter, era una persona seria anche nella vita reale. Conobbe Rima Horton, il grande amore della sua vita, nel 1965, quando aveva 18 anni lei e 19 lui. Andarono a vivere insieme nel 1977 e nel 2012 si sposarono in gran segreto. L'amore era talmente grande che, nonostante il suo desiderio di avere bambini, rispettò sempre la scelta della compagna di non averne. Se non è amore questo. Nel 1995 fu premiato con un Golden Globe, un Emmy Award ed uno Screen Actors Guild Award nel film per la televisione Rasputin, il demone nero. Aveva vinto un altro BAFTA nel 1991, quando interpretò lo sceriffo di Nottingham nel film con Kevin Costner, Robin Hood, il principe dei ladri. Ma nonostante divenne famoso per i ruoli che interpretò al cinema, rifiutò spesso parti importanti per fare teatro, che egli stesso definì il suo primo amore. Oltre ad essere amato dai colleghi, era anche un burlone. Daniel Radcliffe, il giovane Harry Potter della saga, subì uno scherzo da liceali sul set di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Rickman inserì infatti una macchinetta per le flatulenze nel sacco a pelo di Radcliffe ed aspettò che la camera riprendesse lo stesso sacco a pelo in una scena molto drammatica, prima di azionare una macchinetta e rilasciare una potente puzza. E ovviamente tutti giù a ridere. Una ricerca dell'Università di Sheffield del 2008, condotta dal linguista Andrew Lynn e dal sound engineer Shannon Harris, stabilì che la perfetta voce maschile era una combinazione tra quelle di Alan Rickman e Jeremy Irons. Ascoltate e capirete perché. The last time I was on this show, you said to me, was I aware that people impersonated me? Nonostante fosse la scelta originale per il ruolo di Severus Piton in Harry Potter, la Rowling ammise che pensava proprio a lui mentre stava scrivendo i libri, in un primo momento il ruolo fu dato a Tim Roth, preferito dalla produzione. Ma il ruolo che lo avrebbe fatto amare da milioni di fan fu comunque suo, in quanto Tim Roth decise di accettare il ruolo del generale Tade nel Pianeta delle Scimmie. Rickman sarà la voce del Brucaliffo nel film Alice attraverso lo specchio. Avremo un'ultima occasione di apprezzare la grande voce dell'attore inglese e vi invitiamo tutti ad andare a vedere il film quando uscirà nelle sale il 25 maggio 2016, ovviamente in lingua originale. Un attore incredibile sia di cinema che di teatro, un uomo affascinante, filantropo e amorevole. Tutto questo era Alan Rickman. Vi lasciamo con una delle scene più famose della sua carriera e che fece commuovere milioni di persone. Lily. After all this time. All the way.